Lunedì 10 settembre, in primo piano nel TGL News, la cronaca è scattato in mattinata lo sgombero da parte delle forze dell'ordine dell'ex palazzo Enel di via Nino Bixio. Polizia, carabinieri e polizia municipale sono intervenuti per liberare lo stabile in evidenti condizioni di degrado e occupato da un uomo, una donna e un bimbo di un anno. Dopo aver sgomberato i locali, il personale intervenuto ha murato gli ingressi del palazzo per impedire future occupazioni abusive. Restiamo in ambito forze dell'ordine, visto che si è insediato proprio in mattinata presso la sede di Viale Beverora il nuovo comandante dei Carabinieri di Piacenza, Michele Piras. 48 anni di Roma, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e prestato servizio nell'organizzazione territoriale di numerose città, compresa Catania, suo ultimo incarico. Piacenza è una città splendida con servizi che funzionano, le sue prime parole. I criminali che pensano di appropriarsi di questo territorio si sbagliano di grosso. Era presente anche appunto il nuovo comandante dei Carabinieri alla cerimonia di questa mattina per ricordare i caduti del 9 settembre del 1943. A 75 anni di distanza da quel tragico evento che di fatto diede il via alla resistenza qui nel Piacentino, la giornata ricordo promossa da Comune, Provincia e Ampi a Barriera Genova ha avuto luogo la deposizione della corona d'alloro in onore dei caduti militari e civili. La libertà è il bene più prezioso, ha affermato il sindaco Patrizia Barbieri. Dobbiamo sempre essere liberi per trasmettere questi valori irrinunciabili che fanno la democrazia. Chiudiamo con lo sport. Piacenza, capitale mondiale dello sport senza barriere, dello sport per disabili. A partire da sabato scorso e fino al 16 settembre prossimo, il nostro territorio ospita infatti alcune delegazioni di ragazzi e ragazze disabili tra i 13 e i 25 anni provenienti da Italia, Ucraina, Svezia, Lituania, per un totale di 77 persone riunite alla Bellotta di Pontenue. Attraverso l'attività fisica e l'arte, questo progetto ambizioso, promosso anche dal programma europeo Erasmus Plus con l'associazione di volontariato ASOFA, si pone lo scopo di agevolare gli scambi tra i giovani diversamente abili proprio all'insegna dell'arte e dello sport. La nostra edizione termina qui, il TGL News torna più tardi.